scontro diretto quello che c'è sempre. Beh, direi proprio di sì, perché lo dice un po' la classifica, ma anche perché le ambizioni della società, del Cesena, che sotto la guida della famiglia Lucaresi storicamente ha sempre, se non è stata in Serie A, ha sempre lottato in questa categoria per i quartieri alti e per vincere il campionato, nella persona di Giorgio Lucaresi, che è tornato alla guida di questa società, una famiglia seria, molto attaccata alla squadra, che ha nel suo DNA la voglia di vittoria, di portare in alto questa società. Hanno un allenatore, Bisoli, che conosce bene l'ambiente, bravo, sa dare una mentalità giusta alle proprie squadre, ed è 2 anni che allena questo gruppo e lo conosce bene, ulteriormente rinforzato dal mercato, dove una vecchia conoscenza nostra come Rino, insomma, sa sempre lavorare bene, e hanno preso giocatori importanti per questa categoria, perché se pensa a Marilungo, Belinghieri, lo stesso Gagliardini, insomma, sono giocatori importanti per questa categoria, su già un telaio importante che la squadra aveva, quindi è una conoscenza in virtù dei 2 anni di lavoro fatti insieme. C'è un ambiente a condire tutto ciò, caldo, molto importante per la squadra che gioca in casa, e quindi dovremo andare lì per fare sicuramente una gara perfetta sotto tutti gli aspetti. Ci vorrà una gara perfetta per fare il risultato, una gara di personalità, perché ci sono tutti questi fattori che fanno sì che l'avversario sia un avversario di ottimo spessore. In queste partite il Palermo però si esalta, per esempio, cioè, è uno scontro che non puoi prendere sotto gamba. Noi in nessuna partita pensiamo che possa essere facile, figuriamoci questa, perché sappiamo che contro di noi è un po' quello che ho cercato di trasmettere sempre alla squadra, ai ragazzi. Sappiamo che ogni partita, con noi tutti vogliono fare la partita importante dell'anno, la preparano con più meticolosità, più attenzione, con un vigore agonistico importante, ma sanno che magari qualsiasi cosa fa in più è tutto guadagnato, non è niente da perdere, quindi è chiaro che già psicologicamente nella partita c'è un'altra partita, quella psicologica sul piano mentale, dove tu sai di dover dare sempre il 100% per poter essere all'altezza della situazione di un avversario che sicuramente sarà al 100% delle sue potenzialità. Paolo? Ma infatti dei scongiuri, detto che ci sono 18 partite, tutto quello che sappiamo, che il campionato di B è durissimo. Se il Palermo vincesse, manda 10 punti, Giuseppe, e noi comincia a essere... Noi cerchiamo intanto di andare avanti e preparare, certo, tutte le partite, cercando di fare del nostro meglio, di fare punti, di dare continuità a quello che chiedo ai ragazzi, di dare continuità alle prestazioni, perché poi se fai ottime prestazioni sono sempre figlie di buoni risultati. Se sei organizzato, hai mentalità, applicazione, attenzione, organizzazione, è chiaro che poi il risultato è una conseguenza di quello che vai a fare nei 95 minuti sul campo, sempre con la giusta mentalità e con il giusto spirito, a prescindere da chi parte dall'inizio e chi subentra. Sapete come la penso in questo senso. È chiaro che in ogni partita ci sono diverse partite, bisogna saperle andare a analizzare, affrontare e interpretare, e soprattutto a dare partecipazione e disponibilità giusta nel momento in cui si è chiamati in causa. Gazzetta? Sì, io poco ricollegato a quello che ha detto Paolo, cioè tu nelle prossime, è vero che pensi a una partita sola, però sì, tu c'è Cesena e poi due scontri in casa, sì, consecutivi, questo trittico può segnare in qualche modo il vostro campionato? Ma oggi no, diciamo che certi discorsi li potremo fare più avanti, adesso è presto, adesso è il momento di, come suol dirsi, di battere il ferro. E quindi quando è caldo, di andare dentro, giocare su quelle che sono un po' le nostre certezze che derivano dal lavoro che abbiamo svolto sotto tutti gli aspetti, tattico, fisico, psicologico. Questa classifica ci deve dare entusiasmo, ma nello stesso tempo ci deve far capire che dobbiamo fare ancora tanta strada,
e senza abbassare la guardia e soprattutto cercando di prendere sempre una partita per volta. Non dobbiamo far calcoli, perché nel momento in cui facciamo calcoli poi inconsciamente mettiamo un freno a quelle che sono le nostre ambizioni, le nostre potenzialità, le nostre possibilità, quello che deve essere e che stiamo cercando di costruire. È una mentalità anche sulla quale potremo attingere anche in prospettiva futura, una mentalità che ci deve portare sia in casa che fuori casa ad avere quella personalità giusta nel saper andare ad affrontare le partite con lo stesso piglio, lo stesso spirito e mentalità di voler andare a fare sempre il risultato. E poi volevo chiederti, l'avvocato Barreto Bozzoni, sì, sono giocatori arrivati lì già dall'inizio o no? Visto le loro condizioni? Ma guarda, oggi che giochi sul sintetico. Sì, bravo, sono considerazioni da fare tutte queste. Oggi sono stati con la squadra, con il gruppo, stasera e domani mattina parlerò un attimino con lo staff medico per vedere quali sono le risposte, no, che ci sono state dopo la seduta di oggi, e poi deciderò di conseguenza, insomma. Però già il fatto stesso che possiamo, per Bolzoni è successo un episodio stranissimo, che sabato gli è caduto su una gamba un avversario e questo ha fatto sì che mettesse poi la gamba, si girasse, e quindi ha avuto una piccola distrazione, distorsione, però è una cosa minima. Vediamo, insomma, ecco, se stasera, domani è a posto non ci dovrebbero essere problemi, altrimenti verificheremo poi anche uguale per Edi l'eventuale utilizzo. Però già il fatto stesso che possiamo contare su questi ragazzi che sono con noi, stanno tornando con noi, già diciamo che, tra virgolette, toccando ferro, stiamo riniziando a vedere un po' di luce nel tunnel. E quindi il fatto stesso che era uno dei nostri obiettivi, cercare di recuperare tutti i ragazzi e tutta l'intera rosa, ci stiamo quasi riuscendo, e quindi prepariamo questa partita con l'obiettivo poi di valutare per bene queste situazioni, ma nello stesso tempo con la fiducia di ritrovare già sul nostro cammino dei ragazzi che sicuramente sono utili e importantissimi per noi, per avere maggiori scelte, maggiori opzioni. Giornale Sicilia.